Nel mentre ho tirato fuori anche questa scheda ISA, che è praticamente la scheda del touch, per essere sicuro che effettivamente è l'indirizzo corretto, perché come potete vedere c'è una lista di address, cioè praticamente di indirizzi di protocollo, quindi la seriale è praticamente COM3, che è segnata pure con un asterisco. Ho controllato bene i pin del jumper 1 ed effettivamente è così, quindi non riesco a capire di conseguenza perché non stia funzionando nel modo corretto, più o meno. Più che altro è che non viene rilevata dal computer e non si capisce se è una malconfigurazione del BIOS oppure c'è effettivamente qualcosa che non va. Insieme a lei c'è anche quest'altra. Quest'altra invece è in teoria la scheda audio, da quello che sto capendo dal jack che si trova qui. E praticamente questa scheda audio ha lo stesso identico problema, non viene rilevata nel suo slot ISA e di conseguenza non riesce a partire. E dobbiamo capire effettivamente qual è il problema, perché su questa porta poi ci sono delle estensioni che sono queste qua, che sono altri controlli, credo uno l'RM5. E poi ci dovrebbe essere anche qualcos'altro di collegato che però non capisco bene dove vanno a finire determinati cavi. Quindi devo capire un po' il tutto come funziona. Ragazzi, reinserendo il nostro la nostra controller ISA sembrerebbe funzionare. È come DS1982, che dovrebbe essere in teoria quest'altra che non vede, però io posso premere il tasto ESC e posso giocarci lo stesso alla facciazza sua. Ok, quindi sta funzionando effettivamente. Game, ok, CRC sta controllando, non so cosa, ma sta facendo qualcosa. Che figata, ragazzi, funziona. Ok, abbiamo appena scoperto perché questo touch non funziona, perché praticamente la scheda quando si avvita praticamente esce mezza scheda, cioè praticamente basta solo un pochettino di spinta qui e la scheda esce fuori, di conseguenza il touch non risponde più e adesso si imbambolerà anche perché gli ho appena avviato un gioco che in verità senza dango invece non funziona. Cioè, what the fuck? Cioè, quindi se io prendo un 50 centesimi. Esatto, vabbè. Spaccato giù tutto. Crediti necessari 1 euro. Scusate, devo fare. Ok. Giochiamo. Perfetto. Intanto scopro anche nuove cose, e cioè che praticamente il nostro sistema, quello che praticamente era chiuso in questa scheda, non solo è una scheda audio questa, ma in verità questa è anche una scheda, non si può neanche descrivere d'angolo, è una scheda con sicurezza aggiuntiva che raffigura la scheda madre compatibile. Di conseguenza è questa scheda che in teoria va a raffigurare il sistema in questione, cioè il DS1982. È un sistema one wire, cioè si chiama così, è una specie di bottone, chiamiamolo così, questo è il sistema, è una F3 micro CAN, che poi suona malissimo, vabbè, e praticamente questa è una EEPROM, quindi è una scheda, cioè è più che altro una memoria solo di lettura, e serve praticamente per decriptare alcuni dei file che passano per lei. Senza di quelli ovviamente il gioco, piuttosto che il software, non parte. Non ne bastava una, due. Stiamo facendo grossi progressi nel frattempo e questa è l'ultima parte del video perché la concludo qui per ora. Ho installato l'update 2001, sta funzionando perfettamente, o meglio, sta funzionando ma rallentato. Non chiedetemi il motivo, non lo so perché in teoria funzionava, però non ha senso sta cosa, cioè dovrebbe funzionare al 100%, non al 50%. Il problema è che appunto parte tutto correttamente. Il problema,
Sta nel fatto che la scheda ISA ovviamente non viene riconosciuta, quella famosa, quindi se io prendo un 50 centesimi e lo vado a inserire dentro la gettoniera, quindi qua ci chiede di inserire la moneta, io la metto, fai clic, la moneta scende, ma i crediti sono ancora zero. Ne metto ancora uno, ma anche qui, come vedete, zero sempre, quindi probabilmente c'è proprio un problema a livello della scheda, anche perché l'audio, se notate, non si sente, o meglio, deve ancora partire perché ci sta mettendo un'infinità di tempo a caricare solo un file. Di conseguenza devo capire bene quale problema è che ha soprattutto questa scheda per non funzionare, cioè se è morta definitivamente oppure c'è un problema tipo su questo cavo o la ventola fa per qualche motivo disturbo o c'è qualche altro motivo perché questo sistema non deve funzionare. Però come vedete sta funzionando completamente, quindi non capisco effettivamente quale sia il problema. Per ora i giochi li posso mettere benissimo anche in gratuito e funzionerebbe benissimo, solo che non si può giocare ancora. Per oggi si conclude qua questo episodio, anche perché, a parte che magari l'avrò anche diviso in più parti, perché è un po' impossibile mettere 45 minuti a momenti di video. E niente, abbiamo appena provato a installare la Photoplay 2001. Ci sono problemi di stabilità sulla velocità, è molto instabile. Questo non credo che sia dovuto dal Photoplay, perché il Photoplay riesce in alcuni determinati momenti a girare a 60 fps, cioè senza problemi, mentre in certi casi ha proprio dei blocchi fisici dovuti probabilmente a codesto coso d'emulazione. Quindi quello che faremo nei prossimi giorni sarà quello di, adesso che abbiamo trovato la base stabile per l'avvio del Photoplay, sarebbe da considerarsi installare di nuovo l'hard disk al suo interno con la limitazione sull'hard disk. Ci sono alcuni jumper, soprattutto su hard disk, tipo questi qua della Quantum, i Maxtor Quantum, hanno su il loro jumper un sistema che limita la memoria anche a 2,1 GB. Ciò pe è perfetto per il PTS-DOS, di conseguenza dovrebbe essere anche un pochettino più sicuro perché i file, stando molto larghi all'interno del disco, dovrebbe in teoria funzionare in maniera corretta, quindi vedremo nelle prossime puntate come andrà a finire. Per ora è tutto, non sono più demoralizzato perché abbiamo visto che alla fine il Photoplay sta molto bene, gode di ottima salute a parte un secondo il verticale di destra che è molto sulla destra, mentre c'è l'immagine molto più sulla sinistra, però lì sarà da regolare con non tanto queste rotelline che ci sono qua, ma probabilmente ci saranno delle altre rotelline all'interno che non si possono toccare molto facilmente per spostare di più l'immagine. Però per ora è tutto, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora e buonanotte.